Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, un canale ludico, no profit, onlus. Vabbè, a parte gli scherzi, questo ambiente è fatto per altro. Ma sono ritornato a fare un po' di video perché ho avuto un po' di tempo a disposizione e io li faccio molto velocemente, spontaneamente. Credo che questo si percepisca anche tramite il video. Quello che utilizzo per fare i video è il mio telefonino, un iPhone 11, niente di che. Però fai video benissimo, però mo mi sono allestito con una Canon che è un po' meglio. E vediamo pure come verrà questo video. Il video però, l'audio dell'iPhone per quanto riguarda il parlare, secondo me è sempre il migliore. Per quanto riguarda la registrazione uso sempre Logic Audio Pro con tutti i plugin che mi hanno regalato amici che hanno i nativi strumenti e tutto il resto. Vabbè, comunque, bando alla parte tecnica, oggi ho fatto una canzone dei Wham! Mamma mia, George Michael, che grande artista. Mo parlando di artisti che comunque erano poco frufru, George Michael all'epoca quando uscì, ma nessuno se ne fregava se era frufru o non era frufru, se ne parlava, se era capito qualcosa, però lui era un po' frufru, se era capito subito, soprattutto in questa canzone che ho fatto, Wake Me Up Before You Go Go. Che significa? Traducetelo voi. E niente, e lui stava tutto bello con le sopracciglia fatte, col pantaloncino, quello non era tutto gay. E ballava così, bellissimo, che grande. E mamma mia, andava pazzo, le mie zie. Altrettanto, non mi veniva sta parola. Vabbè, comunque l'ho fatto sempre non buona la prima, perché la prima era venuta benissimo, solamente che non sapevo usare questa videocamera e non ci registrate niente. L'ho fatta la quarta volta, devo essere onesto, quattro volte per fare una canzone, non è mai successo. Vabbè, comunque, l'ho fatta per come me la ricordavo, non ho fatto chissà che cosa, la circonvagnata, sto nel groove, però questi brani erano un po' altalenanti. Aiuto, bellissimo. La velocità media è 81, 82, 81, 81, però erano suonati, quindi se ne fregavano della precisione massima, anche perché al giorno d'oggi la musica è cambiata, quindi ci sono, soprattutto nella trap music, ci sono delle cose che bisogna suonare a tempo, perché ci sono dei loop sotto che suonano in un certo modo e il batterista deve starci sopra, precisamente, se no viene un macello e sembra un dilettante. Poi ci sono quei batteristi che riescono a fare lo squantizzamento, lo chiamo io, no, la sfasatura controllata, e questa cosa va studiata ed è bello, perché alcune volte può essere bello, anche se per me è la magia, ma più bella la possono ricreare solamente i musicisti che suonano dal vivo insieme senza sequenze. Questa è la cosa migliore, anche se io suono con le sequenze, anzi quasi la totalità delle canzoni che suono con la sequenza. Perciò quando si toglie la sequenza, là si vede il musicista se ha sound e c'ha feeling con gli altri musicisti. Bando alle ciance, sentite questa canzone di Wham! Relax! E capito? Anzi, che se la già fa? Relax! La prossima volta faccio questa canzone, sapete chi è? E faccio questa canzone qua. A me piaceva pure i Talk Talk, erano pure belle, belle. Oh, tutti questi, belle, belle, Talk Talk. Arrivederci dopo sta stronzata, ciao! Stop.
dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm inside.